Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo tutorial di Photoshop. Oggi vi faccio vedere e vi spiego come realizzare e cosa sono le texture. Allora, nel video prossimo, quindi quello di martedì prossimo, vi mostrerò la doppia esposizione di paesaggio, siccome è stata molto richiesta sotto i commenti del precedente tutorial. Vi chiedo solamente di aspettare ancora una settimana in modo che abbia il tempo di andare a realizzare una foto ad hoc, magari filmarmi anche mentre realizzo la foto, in modo che almeno facciamo, diciamo, un doppio tutorial e poi vi monto tutto quanto. Oggi guardiamo cosa sono e come realizzare le texture e poi nel video successivo, quindi non settimana prossima ma quello dopo ancora, probabilmente vi faccio vedere, se vi interessa, scrivetemelo sotto nei commenti, come si applicano alle fotografie. Allora, le texture, vi ho caricato alcune di quelle che ho realizzato io, sono delle immagini sostanzialmente piatte, decorative, che servono per essere applicate sulle vostre fotografie nel momento in cui volete concedere loro un qualcosa di più vintage, qualche graffio per renderle un po' più rovinate, un po' più di effetto, oppure per realizzare le famosissime foto fine art. Allora, io ve ne ho caricate alcune per farvi vedere che realizzarle è molto semplice. Prima cosa da fare è chiaramente andare in giro e cercare strutture, pareti, alberi, pezzi di vetro, rocce, sassi, acqua, terra, qualsiasi elemento e fotografarlo in modo più ravvicinato possibile nella zona in cui vi interessa. Ho fatto degli esempi. Allora, questo è un tronco di un albero. Io ho deciso di farci due leggere correzioni. Questa è l'immagine originale. Successivamente sono andato a fare dei valori tonali che trovate chiaramente nei livelli di regolazione. Nelle versioni precedenti di Photoshop si chiamano livelli. Ad ogni modo, i valori tonali, come vedete, sono molto semplici da gestire, nel senso avete tre slide, questo modifica le ombre, questo modifica i mezzi toni e questo modifica le alte luci. È un po' come le curve in maniera differente. Io in questo caso ho fatto la strada più veloce, ovvero ho fatto un taglio nell'output. Quindi nel valore di uscita ho fatto un taglio nelle ombre e un taglio nelle luci, per rendere la foto un pochino più sbiadita, mi piaceva di più. Poi ho creato una mappa sfumatura, cosa che vedrete presente in quasi tutte le mie texture, nel senso che a mio parere, vedete, le texture sono molto carine con dei colori sfumati. Allora, generalmente si applicano in bianco e nero, quasi sempre, però io vi consiglio comunque sia di lavorarle a colori e tenervele a colori. Poi eventualmente fate sempre in tempo a desaturarle, appunto togliere la saturazione quando le applicate, perché alcune foto potrebbero anche assolutamente starci con la texture a colori. Se per esempio avete un muro bianco, volete renderlo un po' grunge, un po' giallino, invecchiato, ci applicate una texture a colori, chiaramente poi abbassando l'opacità, comunque sia vi farò vedere nei video successivi. Quindi per applicare una mappa sfumatura, semplicemente ora la elimino, vi faccio vedere da zero, andiamo a creare un livello di regolazione, vediamo che abbiamo mappa sfumatura, ci si apre questa menu a tendina, mettiamolo in questo modo, ci clicchiamo sopra e abbiamo varie mappe già fatte da Photoshop. Per modificare le proposte che Photoshop ci offre, basta cliccare sull'ingranaggio qui e andare a cambiare questi aspetti. Quindi, per esempio, armonia e colore, facciamo ok e abbiamo le armonie e colore. Densità neutra, facciamo ok e abbiamo la densità neutra. Quello più carino per le texture, secondo me, è il viraggio fotografico, anche perché sono sfumature molto varie, di vario tipo. Vedete, partiamo proprio da un bianco e nero, passiamo per il marrone e si fa un po' tutti i colori. Quindi vedete che abbiamo una gestione molto carina. Una volta che ne trovate uno che vi piace, per esempio questo può essere carino, chiaramente potete modificare eventualmente i colori semplicemente cliccandoci sopra due volte. E per esempio, ora vi faccio un esempio veloce, cambiare la tonalità di quel colore. Quindi è molto semplice, nel senso nulla di trascendentale. Una volta fatto, potete anche eventualmente modificare lo slide per vedere in che zona sarà della sfumatura stessa. Quindi ora scegliamone uno carino, per esempio può essere questo, lo applichiamo e sostanzialmente abbiamo già bello che realizzato la nostra texture. Poi tutto quello che avete voglia di farci sopra le texture chiaramente è assolutamente personale, anche in base a quello che state andando a cercare di fare. Ora vi faccio vedere un po' le altre fotografie che vi ho caricato, ve ne ho caricate alcune, le ho già ridimensionate, tenetele sempre più grandi possibili, però non preoccupatevi troppo della qualità, nel senso che le texture vanno bene per essere anche deformate, dimensionate a livello immagine, tagliate, quindi potete utilizzare eventualmente anche un iPhone. Io spessissimo utilizzo l'iPhone perché comunque ce l'ho sempre a portata di mano. Mi interessa magari un muro o un qualcosa che vedo, lo vado a fotografare e ce l'ho a posto. Fidatevi che va benissimo perché comunque anche se le ingrandirete molto, comunque sgranano, ma poi sono sempre molto poco opache, si utilizzano metodi di fusione, quindi non si vede in nessun modo. Abbiamo questo che è un ferro e anche questo, che semplicemente erano i pannelli delle elezioni
politiche, quindi sapete quando mettono i vari pannelli. Quelle erano zone vuote, tutte rovinate dal tempo, dalla pioggia, appunto per il fatto che stanno per la strada, mi piacevano e le ho fotografate. Vediamo che abbiamo due versioni completamente diverse. Quindi abbiamo questo, in cui ho fatto semplicemente una mappa sfumatura per renderlo un po' più giallino. Abbiamo questo qui, anche qui ho fatto solo una mappa sfumatura, perché vedete l'originale non mi piaceva molto come tonalità, quindi ho deciso di renderlo tutto più azzurrognolo. Abbiamo questo pannello di legno semplicissimo, questa è l'originale, quindi molto simile in realtà. Ho applicato una mappa sfumatura per renderlo più vintage, un pochino più giallino, color pergamena. E poi una curva di livello, vedete qui c'è un aspetto in più, in cui ho semplicemente fatto un leggero taglio delle ombre, vedete? Cioè, è proprio una cosa proprio leggerissima, volevo più chiara questa zona di ombra, e ho deciso semplicemente di farci un taglio diretto. Qui abbiamo un muro, questa è una delle mie preferite, l'ho lasciata originale così com'era. Per realizzare questo colore, chiaramente ho modificato il bilanciamento del bianco sulla macchina fotografica. Questa l'ho fatta con la D800. Quindi lì mi piaceva, era azzurrognola, carina, la texture molto bella e l'ho lasciata così. Poi abbiamo questo che è un pannellino di vetro che ho trovato, praticamente era una finestrella di vetro di una struttura all'interno di un parco che era tutta piena di polvere, rovinata, graffiata. Anche qui mi sono limitato semplicemente a creare una curva. Una curva S, quindi ho dato contrasto per far risaltare ulteriormente i vari graffi, l'effetto rovinato. Però vedete la cosa carina di questa texture è che sembra quasi un tendaggio sotto un certo punto di vista. Quindi mi piace molto, la uso spesso quando mi capita di usare le texture. E poi vi ho caricato un altro vetro. In questo caso l'ho stravolto, nel senso questo era l'originale, quindi chiaramente un colore piatto, mettiamolo in questo modo. Con la mappa sfumatura sono andato a creargli invece questo giallo, questo colpo di luce. Che chiaramente anche se noi mettiamo per esempio la texture in bianco e nero, quindi faccio, scusate, ho sbagliato, perché questa è una mappa sfumatura, quindi facciamo un unico livello, immagine, toglie saturazione, abbiamo comunque sia quel colpetto di luce leggero leggero che a me non dispiace per nulla. Quindi spero che vi abbia incuriosito con questa storia delle texture. Online ce ne sono tante, però secondo me è più divertente uscire e fotografarle. Se vi interessa scrivetemelo sotto nei commenti e io non il prossimo video, quindi non martedì che arriva, ma il prossimo ancora, vi faccio vedere come diciamo applicarle sulle fotografie, alcuni esempi semplici e pratici, in modo che avete anche voi del tempo per prepararvi le vostre texture ed eventualmente fare qualche esperimento. Io per il momento vi ringrazio, se il video vi è piaciuto o vi è servito lasciate un like e scrivetemi un commento. Vi ricordo che l'hashtag per richiedere un tutorial è cancelletto richiesta tutorial, poi scrivete il vostro commento in modo che io piano piano mi segno tutto e nel corso del tempo realizzerò i vari tutorial. Ci vediamo domani con fotografia in pillole, per il resto io vi auguro una buona continuazione e buona luce.